Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno delle nostre breaking news. Apriamo con la notizia di un'ennesima tragedia stradale registrata ieri lungo la Aradeo Cutrofiano. Una moto e un furgone sono finiti a sbattere contro un muretto di recinzione. Terribile l'impatto ad avere la peggio il motociclista, un 25enne di Cutrofiano, che dopo alcune ore di agonia si è spento in ospedale. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce si sono presentati nei pressi di un'area in località Monte Moreglia, Gagliano del Capo. Qui i militari hanno individuato un terreno di circa 10.000 metri quadri adibito a discarica abusiva contenente rifiuti speciali di provenienza edilizia, segnalato all'amministratore della società utilizzatrice dell'area. Cambiamo argomento, è stato presentato questa mattina negli uffici della sezione operativa il bilancio delle operazioni messe a segno negli ultimi mesi da parte della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce. Il dettaglio di ogni intervento è contenuto nella relazione semestrale illustrata alla stampa dal capo della sezione DIA del capoluogo salentino. E lasciamo la cronaca, il comune di Maglie si dota di un'app per smartphone presentata questa mattina a Palazzo di Città. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco Ernesto Toma, l'assessore all'innovazione tecnologica Deborah Fusetti e Luigi Menduni, presidente di Medly, sviluppatore dell'applicazione. Un passo in avanti, ha spiegato il primo cittadino, verso una Maglie più moderna. L'app è scaricabile gratuitamente e rientra nel circuito Infocomune. E concludiamo con la pagina sportiva, quindi con il calcio. Il Lecce prosegue gli allenamenti nel mini ritiro di Rocca Porena in vista della partita di lunedì sera contro l'Ascoli. Ieri alta doppia seduta agli ordini di mister Pasquale Padalino, insieme al resto del gruppo c'era anche l'ultimo acquisto, Giuseppe Torromino. Intanto prosegue la campagna abbonamenti, siamo vicini a quota 3.500 sottoscrizioni. L'Unione Sportiva Lecce ricorda ai tifosi che è possibile abbonarsi anche a distanza via mail. È tutto anche per oggi con le nostre breaking news, grazie per aver scelto la nostra informazione e vi ricordo che tutte le altre notizie sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona giornata. Thank you.